siamo noi il paradiso. Ma io perché ci si mette a sedere? Sono in una posizione esatta, parte la live, sono tutte da una parte, così proprio perché ti... Ma guarda, slitti. Guarda. Sì. Slitti. Sì. C'è uno che slitta e non prende il pad così. Dammi una parola di gamepad e non prende il pad. Devo prendere il gamepad. Se dentro il pad non c'è. Ma bro, cioè, noi siamo più giovani, quindi si dice pad. Non alla no. Mano? No. Che faccio, lascio? Dai. Buonasera, buonasera e bentornati su... Come ogni inizio di live partiamo con le nostre news, che se volete l'anticipazione delle news, vediamo ogni sera il pre-live. Instagram. Seguiteci su Instagram o sulle stories di TikTok. Yeah. Per questo fantastico, per questo fantastico umorismo. Allora, basta. Non hai fatto più minuti. Allora, mi ricordo solo l'ultima, ma perché era una delle cose di cui non me ne fottevo un cazzo. Che era, vado fuori. Cioè, di cui era tipo coso che c'è oramai in Accademia nella prossima stagione. Allora, c'è uno che è Outbound Ghost. Quello del gioco mi interessa poco. Allora, ragazzi, c'è il creatore. Cioè, uno dei creatori di Paper Mario. Di Paper Mario. Che praticamente ha creato questo nuovo gioco, solo che... Molto simile tra le altre cose. Sì, come concept. Solo che, come al solito, il publisher, a quanto pare, poi ovviamente non sapremo mai la verità perché ogni campana dice una cosa, ma comunque, a quanto sembra, diciamo, il publisher ha fatto un po' di pressioni per l'uscita del gioco, facendolo uscire in una versione a cui lo sviluppatore, diciamo... non era entusiasta, forse c'era ancora qualcosa che non gli piaceva, tant'è che nel suo profilo ufficiale ha letteralmente dichiarato, quindi ufficialmente, di non comprare il titolo perché non rappresenta la qualità del suo studio di sviluppo. Quindi letteralmente ha detto: raga, se lo volete prendere, problemi vostri, per me questo non ha la qualità di un gioco degno del nostro studio, che si vede che abitualmente lavorare a Nintendo, del nostro studio di sviluppo, quindi per me non dovreste comprarlo. Cazzo, ragazzi, che è un messaggio forte, ragazzi, sputare in faccia i soldi, non so se stimarlo o essere terrorizzato, perché ti fa capire a che punto stanno distruggendo gli autori, i publisher. Cioè, che lì è veramente un qualcosa di grave e assurdo. Cioè, se persino uno degli sviluppatori ti dice: senti, ci hanno praticamente fatto uscire questa versione, come minimo magari buggato o con dei problemi, che non è la versione che avremmo voluto far uscire, tanto da arrivare a dirti non la comprate. Sì, non lo so. Cioè, è grave, sarei molto curioso qual è la parte che non gli piace e tutto, perché... Cioè, a vederlo a me mi stuzzicava tantissimo solo dal punto di vista visivo. Sì. Però io mi rimetto ai... Un'altra notizia me la ricordo, perché è quella che poi c'è. Aspetta, si va in ordine perché sennò si fa casino. E ora, GTA Trilogy. Allora, per chi ha seguito questo canale, il nostro, ecco, che poi è anche molti altri... un errore, tra l'altro, cosa lo studi? Vabbè. Vi ricorderete quando i fratelli di Gamepad portarono San Andrea della GTA The Trilogy, che poi è il remake, è un remaster di fatto con l'intelligenza artificiale per spostare alcune cose, e noi già in che era una zozzeria, che era una zozzeria, ma una zozzeria a livelli talmente esorbitanti che nemmeno la critica videoludica è riuscita a salvarla. Sì, che io infatti non so con quale coraggio 2K continua. Anzi, 2K, per scusarsi, ha regalato, mi pare, fece uno sconto enorme alle versioni normali. Per chi aveva comprato quello, per fargli comprare le versioni originali, per farvi capire. Allora, cosa è successo?
la trilogia è uscita, è successo quello che doveva succedere, ovvero il pubblico ha fatto in gula, sì, mi visto che tra l'altro uno di quelli è andato appunto sul Game Pass, quindi la gente è gratis, ha potuto provare la merda. Infatti penso che l'abbia comprato quasi nessuno. Allora dopo, aspetta che te ne compro due. E quindi, infatti, il valore di vendite non ha minimamente raggiunto le cose sperate. Anche perché questi fecero, per fa noi con due bici, con le ATA, non se ne accorge nessuno. Tant'è che poi 2K, e soprattutto The Grove Street Studio, che sono quelli che hanno fatto di meno, l'ultimo me lo ricordo io. Ah, ok, quindi levo. Praticamente cosa ha fatto? Ha comunque tenuto, come sempre succede in tutti i giochi, lo studio a fare il suo lavoro di ripulitura successiva, patch, roba del genere, e molti speravano in un qualcosa che pian piano, sai, migliorasse. Ok, venisse migliorato. No. La risposta è vinculate, perché Rockstar ha semplicemente preso The Grove Street Studio e l'ha spostato a fare altro, completamente altro, togliendo letteralmente tutti gli sviluppatori da quel progetto, con loro sperano di poterci ritornare successivamente, ma è una speranza per loro, perché letteralmente no, io penso Rockstar, che cioè Rockstar non gliene può, allora non so se lì c'è, attenzione ragazzi, però qui bisogna guardare bene, bisogna vedere se c'è di mezzo Rockstar o 2K, perché vi ricordo che i GTA sono Rockstar, ma sono proprietà intellettuale di 2K Games. Però comunque, allora, indipendentemente quindi, sia Rockstar, in ogni caso penso che 2K sia più 2K comunque, sì, sia leggermente meno, ma penso sia ai livelli di Electronic Arts. Se ha visto che la cosa non va, penso abbia fatto bene. Oddio, viene anche da lì. Te la sei cercata anche perché bastava semplicemente prende un dodicenne, mettergli il gioco in mano e dimmi cosa ne pensi, lui avrebbe riso, cioè un dodicenne avrebbe visto quel gioco, avrebbe detto è uno di quei giochini scemi del Green Light di Steam, cioè, ma infatti dell'Early Access infatti di Steam. Non so se vi ricordate, non a caso dopo l'uscita disastrosa di questa uscirono fuori una marea di notizie, e ora collego puntini, dove saltarono i progetti del remake remastered di Bully e Red Dead Redemption. Qualcosa mi dice che 2K pensava che videogiocatori amanti di GTA fossero così stupidi che l'avrebbero comprato, l'avrebbero apprezzato, e quindi avrebbe poi monopolizzato, perché ragazzi vi ricordo che praticamente non hanno fatto un cazzo questo studio, hanno preso i giochi e l'hanno messa attraverso un'intelligenza artificiale che ha fatto praticamente tutto lui, quindi ha fatto minimi soldi con più entrate possibili, quindi ha fatto tanto questo via andrà sicuramente bene, gli si tira fuori quella telemaster, gli si rifanno ripagà, e invece è andato il culo, quindi ha fatto, sai che c'è, chiudo tutto, fanculo. Ci avete provato, non è andata bene, pazienza. Io te lo dico, 2K, questi, l'idea è buona, ma con un remake. Allora, l'idea di riportare in auge, soprattutto, che poi anche lì, parliamoci chiaro, e siamo onesti, perché bisogna essere onesti, sono per giochi come questi, i remake o remaster, remaster, comunque, allora, diciamo, usiamo le parole giuste, sono remake, per quanto in scala 1 allora, perché allora remake fedeli, che poi in questo caso in realtà potresti anche pure metterci in un per l'amor di Dio, diciamo, questi remake hanno un senso, perché parliamoci chiaro, ma sono troppo vecchi. Vice City, GTA 3 e San Andrea, e sono dei giochi tipo quelli vecchi, ma a parte il trittico, un trittico storico, sono giochi che adesso letteralmente non hanno più mercato, no, perché ormai sono dei titoli obsoleti, sì, perché e c'è po' da discutere. Vi facciamo capire del perché poi ho questo GTA 3 dove è ambientata Liberty City, quindi io prima di giocarmi GTA 3 mi gioco il 4, sì. San Andreas dove
ambientato a Los Santos, ma prima di giocare San Andreas, per quanto bello, mi gioco il 5. Quindi ragazzi, semplicemente l'unico che però se la salva è il Vice City. Allora, quello che vi sto dicendo, esatto, quello che vi sto dicendo io è che sono dei titoli ormai tecnicamente così vetusti che fare un remake, ma vetusti, ripeto, semplicemente da un punto di vista tecnico, perché da un punto di vista di storytelling, di regia, di sono un classico GTA, cioè è un classico GTA che tuttora è comunque interessante e giocabile. Paradossalmente quello che dovreste giocare in assoluto è il 3, perché il 3 è praticamente il cemento, è proprio le fondamenta su quello che, esatto, su quello che ha dato poi origine a quello che abbiamo adesso. Ragazzi, parliamoci chiaramente. Quello ha messo un remake adesso con una grafica più pulita. Cioè, ragazzi, non vogliamo con un gameplay più smussato, magari anche qualche tocco di cinematic ogni tanto. Sì, vabbè, rifatte quello. Eccetera, cioè, rifatte in stile tipo Mafia 1. Sì, cioè, quel poi gioco avrebbe venduto quanto Red Dead Redemption 2. Esatto, ma noi senza passare da non vogliamo ovviamente che rifaccino GTA 3 Vice City, per quanto bello, ma con la grafica del 5. Sarebbe impensabile, soprattutto per il San Andreas, perché c'è una mole di contenuto all'interno che se non esploderebbe il PC. Però se lo rifai così, come l'idea, come se l'ha pensata noi, uno stile più diciamo bordellenziano, quindi passatemi il termine, più cartoon, che poi alla fine il 3, il Vice City e il San Andreas sposavano proprio quella grafica che non era realistica, lo stampo realistico era esatto, da comic, esatto, lo stampo realistico Rockstar l'ha introdotto col 4, ma soprattutto con Red Dead Redemption. Yeah. Red Dead Redemption, cioè Rockstar ha fatto ok, noi puntiamo al fotorealismo, fine. Infatti anche questo lo vedete nel 5. Ma comunque, detto questo, andiamo nell'ultima notizia, che ragazzi, mani nei capelli o mani nel culo, cioè è la banda degli arapati. Cioè, ah, io giusto, non so, allora giusto. Deve uscire Dead Space Remake. È uscito. E apro parentesi che Electronic Arts ringrazia quelli di Callisto Protocol, perché gli avete appena buttato altri miliardi addosso, perché la gente dopo quella merda appena esce il remake lo compra sicuro. Anzi, penso l'abbiano già preordinato. Allora, deve uscire appunto il remake di Dead Space 1. E cosa è successo? È uscito un gameplay dove si mostrano alcune parti anche di cinematic, degli altri personaggi, invece che solo ambiente. Hanno fatto vedere parti storiche del gioco dove c'erano i personaggi ovviamente, femminili. Ovviamente la gente non è che guarda, questo è un horror, guardiamo l'atmosfera, guardiamo il mood. Vedere che lo studio sta cercando di puntare una cosa più, scusatemi i termini, anche se sci-fi, più realistica, quindi personaggi che siano più credibili, esatto, in quell'ambiente. No, quella tipa che hanno fatto vedere in originale era più giovane, adesso sembra una signora di mezza età, e soprattutto la tipa ha poche tette. Ma un sonoro, ma chi se ne frega? Ragazzi, quello l'avrà fatto la Visceral ai tempi. A questo studio nuovo non interessa quello, ma interessa più la... Ma sapete ragazzi che più sta andando avanti, in realtà mi sta venendo la curiosità in mondo di giocarlo sto remake. Che vada là che questo remake me lo faccia apprezzare. Ma a me onestamente, io devo dirti la mia, a me non piace proprio il mood di Dead Space. No, per l'amor del cielo, Mirko, lo dissi anch'io all'epoca, che a me Dead Space sembrava un Resident Evil che non ce l'aveva fatto. No, ti spiego, ma perché a me non è vero, ragazzi, è una puttanata che non dovrei dire, sono due cose diverse. Perché, allora ragazzi, parliamoci chiaro, è perché per esempio io non sono un amante degli alien. Ah, io sì. Allora, io essendo amante degli alien, infatti apprezzai tantissimo le ambientazioni del primo, e mi fecero cagare il secondo, il terzo infatti non l'abbiamo neanche provato, ed è per quello che io sono molto molto curioso a sto punto di questo remake, ma molto, per l'amor di Dio. E se fanno un buon lavoro, spero sia un bel gioco, lo vorrei provare con quello. Cioè ragazzi, io spero veramente che sia un bel gioco, porca troia, cioè, perché allora io mi ricordo quando si giocò in live
che praticamente mi pare forse non giocasti tu. Ma hai già rimesso dove era lui? No. Mirko, come ti ho fatto a rimettere lì? No, mi sa che si è finito proprio lui. Metti start e metti X. Ah, c'è? Metti X. No, Roberto Busso e basta. Questi sono gli scagnozzi. Noi si sta facendo quell'altro. Le estorsioni. Che quello che ho appena... Ah, no. Vedi, quindi. Quello e quest'altro. Se no c'è da finire questo che... Sì. Ok, facciamolo. E sono pezzi teschi. No, perché quella dell'altra volta sarà finita, quella che si doveva bruciare. Scegli te. Vabbè, tanto bisogna picchiare tutte. Anzi, tanto bisogna vedere. Anzi, sarebbe meglio scegliere proprio quelli dove non si è preso la roba. Aspetta. Zoom. Boobs è. Boobs. E Boobas. È più vicino di un serpente. Turetto lo manda a ricordare alla gente di pagare le quote e Boobs non si fa scrupoli. La lezione a qualcuno anche in mezzo al mercato del pesce. No, a parte che... L'unico che è laggiù. L'unico che è rimasto è questo qua. Boh, ci manda... Allora, noi però la facciamo. Se rimane, si prende poi in fondo. Sì. Però la facciamo. Perché tanto abbiamo notato che nel primo, grosso modo, nelle parti più importanti ci mandano. A parte che... Vabbè, vai. Anzi, paradossalmente qui girare in macchina dico, ripeto, ecco perché sembra GTA. Che poi questo però, è l'industria. Allora, devo ammettere, ripeto, questo io questo gioco lo vorrei vedere su PC e con l'HDR. Perché sono sicuro che questo con se ha l'HDR, penso di sì. Non sia male, in realtà, come gioco, sai? Perché sì, mi piace i modelli. Ah, ma ripeto, visivamente parlando, le texture, i modelli e tutto, cioè anche lui è figo. Che poi Mirko, anche ritornando ai remake, tipo ad esempio, hanno chiuso il progetto del remake di Red Dead Redemption 1, quando praticamente il gioco ce l'hanno già fatto. La mappa sono quelle del 2, devono allungare semplicemente la parte del dove c'è Armadillo, dovrebbero ingrandire semplicemente lì e fare una parte del Messico. I personaggi ce l'hanno già tutti fatti. Dovrebbero semplicemente renderli un pochino più reali con la grafica del 2, ma praticamente la maggior parte sono già fatti. Quello che effettivamente sarebbe da rifare è la tipa di, come si chiamava, cazzo, che era il mio personaggio preferito tra le altre cose, Mirko, la tipa quella all'inizio. Dai, riga, coglione. Chiamalo. Sì, però la chiamava lui. Cazzo stai facendo lì? Via di qui! Via tutti! Soccorso. No, no, ah! Sono soccorso di niente, lascia perdere. No? Che dici te? Però mi sa che mi va bene, passare di là. Leva il corpo! Mettilo qui dietro, portato che non si veda. No, no, va bene dove sei, se vedi là c'è troppa gente, mettiti qui. Fidati, tanto l'intelligenza artificiale la conosco. Prova a rifischiare. Se dico che devi pagare la Fermati. Casa, tu paghi e stai zitto. Prova a chiamarlo. Ok, non era un buon segno. Ovviamente gli aiutiamo. Prova a fischiare per vedere se vede qualche altro. Prova ora. Mirko, tanto l'ha capito com'è l'intelligenza artificiale. È esattamente come Diablo 3. Sì, questo me lo so dire. È esattamente come Assassin's Creed. Sì. Me lo sarò immaginato. No.
vai un pezzettino avanti e fisca sempre per vedere se qualcuno viene. Io per questo ho detto, mi sa che conveniva passare di là poi dopo. Ce la fai con il silenziatore a ammazzare quello? Ma perfetto, non sono accorto con l'altro. Ecco che succede se rispondi. Aspetta il tuo turno. Ma prima elimina la gente per riprendere la roba. E io sei sicuro. Sulla lista. Ok, e ora ripuliamo. Tanti soldi per me. Sono nota, Ah, infatti, di solito ci sono alcune volte queste cose. Ok, andiamo al prossimo. Ci segna già il prossimo. allora. Stitch Gallo. Conosci il gallo? Gallo Come deve tenere a ballo bada questa i membri sera? dopo chiacchierone dell'Unione. Sembra che in un rimorchio nei dintorni ci sia roba che potrebbe danneggiare Il Turek. rischio è molto alto qui. Non c'è più la mia amorosa e sono più rugoso di una mela. Comunque, ripeto, l'Hangar 13 deve essere fan di Saints Row, perché tante meccaniche qui sono prese pari pari da Saints Row. Sì, la sento. E io, allora, mi Questo, dicevi chi no, era il allora, ragazzo, quello che parliamoci ci chiaro. Questo è seguiva? proprio letteralmente. Cioè, a me se non me lo dicessero, per me questo l'ha fatto Ubisoft. Cioè, Segui? sì, è uno dei. Comunque, ragazzi, lo dico così perché lo sapete che noi con nomi ricordiamo di merda. Mi piacerebbe che quel ragazzo che ci seguiva e con noi è stato d'accordo della recensione di Falco su Saints Row, il reboot, se ci giochi ancora, fammi sapere com'è la mega patch che hanno fatto a novembre, cosa ha cambiato. Perché sono curiosissimo io, sai? Perché l'avviso che crea è proprio la patch enorme, hanno cambiato un botto di roba. Il che non è una cosa positiva, però quando viene fatta una Che cosa tra del genere. l'altro io vorrei anche sottolineare una cosa, che a tutti quelli che hanno floppato, ragazzi, comunque Saints Row ha venduto, cioè l'hanno No, detto. no, è entrata nelle vendite che si aspettavano, perché lo sanno di essere un gioco di nicchia. Non si aspettavano che facessero, o meglio, Lo speravi, ma lo non speri, ma ma lo sapevano che Saints Row è sempre stato un cioè gioco di nicchia. certo. Non lunge da loro, manco ci pensavano di entrare, come si dice, in competizione con GTA, come molti coglioni l'hanno messo anche a paragone. Mettiti qui dietro e guarda se arriva. Di puttana, aspettate il vostro turno. Cazzo. Cosa? No, no, fermati, non fare niente. Oh, spero che tutti vedano. Ok, è andata di culo. Per uccidere lui bisogna andare di là. Fai piano piano il giro. No, oh, sei in piedi, Mirko. Lasciate fare alla polizia. Guarda qui, che fai? Ti presenta qualcuno? No, li sento in casino. Là è troppo. Da trovare una postazione migliore. Facendo il giro anche da di là, forse. No, 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 qui vai troppo fuori, Mirko. Torna dentro. Andrea, faccio il giro da di là. Ah, ok. No, era grossissimo lui. Il tipo velo romano, di solito sono grosso.
Prova un po'. Dietro la macchina. Sicuro di essere uno sulla lista? Uno prende a calci in culo un altro. Spaccagli il culo! Sono impazzito? O l'avete sentito anche voi? No, no, tu hai sentito qualcosa? Ha cascionato? La stessa storia della settimana scorsa. Spaccagli il culo! Uno prende a calci in culo un altro. Ok, controlliamo sempre bene. Devo imparare a farlo. Uno prende a calci in culo un altro. Avanti. È la stessa storia della settimana scorsa. Lo fa il giro lì. Devo imparare a farlo. È stata legittima. Se fischi viene qualcuno da qui? No. Uno prende a calci in culo un altro. Secco. C'è l'ultimo, l'unico che potrei uccidere volendo, se faccio bene il coso, entrare dentro e uccidere il tizio, ma servirebbe veramente a poco. Prova ad andare laggiù dove c'è le bombole. Mi dispiace. Ah, fermati, guarda, ti ha visto, viene lui da te. Di solito quando vedono cose si muovono verso quella direzione. No? Aspetto di tornare guarda di là e dopo se fischiando almeno uno di due. Guarda ora che se si allontana viene quello collegato dove c'è le bombole. Perfetto. Quanto ragazzi boccati. Ok, prova ad andare dietro a quella cassa. Credi di poter trovare lavoro senza pagare? Ora aspetta che lui sicuramente farà il giro. Esatto. Ecco che succede agli spiriti. Spaccagli il culo! Mettiti dietro quelle casse. No, ti conveniva di no, perché almeno ora viene in questa direzione, non mi vede. Ma non è lui che mi preoccupa quello che devi uccidere. Ok, vai. Se fischi qui. Che cazzo è stato? Minchia. La facciamo stealth. Ok. Andiamo a ripulire il tipo dentro. Ehi, qualcosa per me oggi? Fai per il là. Ma se vai... So chi a cazzi di un greco. Fa aspettare. Oh? Ok. E ora possiamo anche andare. Se mi appello... Ah, questo l'avevamo, no. L'avevamo letto. No, sì. No. Era un altro. Quella che c'era scritto in fondo fa culo. No, questo l'avevo letto io. Ah, ok. Ok. Che quando Greco praticamente diventa il capo del... del sindacato. Ah, ok. E ovviamente far riscuotere di nuovo la quota a tutti. Quindi ora bisogna tornare da lui. Parla con Jock, esatto, perché abbiamo finito. Meglio se vai via di qui. Non andare contro la bombola. È un muletto, se è inguidabile ha anche un senso. Ehi,
Non penso ci sia la radio nei muletti. Poi potrei sbagliare. No, in realtà qualcuno potrebbe averci messo la radiolina sopra. Ah. Quanto sei fantasioso. Bello che ogni tanto cosa con le mani, visto? Interrompere la manifestazione svoltasi nel giorno della presa della Bastiglia, festa nazionale. Per Parigi si tratta del secondo incidente dopo quello di giugno, quando le forze dell'ordine hanno dovuto affrontare degli studenti asserragliati alla Sorbona. Ah, beh, perché il periodo di sottottini, Mirko. Questa è carina come cosa. No, ma Hangar 13 si vede che ha fatto i compiti come nel primo. Gli piacciono le cose storiche. Per questo ho detto, secondo me dovrebbe dargli più gente, cioè, ok? Li vedo talentuosi sotto questo punto di vista. Dovrebbero dargli più spazio. Rallentare il sindacato, che sono sorpreso che Turetto non sia in strada a darti la caccia di persona. Oh, sì. Ho sentito che Andy Turetto è al sindacato del porto e pretende di... Chi è sbloccato? Che ora ci ha sbloccato il coso? Di riscuotere le quote. Pensi che abbia spifferato a Greco quello che sta succedendo? No, conoscendo Andy, Greco lo vedrebbe bene sottoterra, accanto a te. Ma c'è dentro fino al collo e se ha un lavoro da fare puoi scommettere. Perché lo chiamano Greco quando in realtà di cose c'è scritto Greco? Può solo peggiorare. Con una C sola. No, no, con due. Sei sicuro? Ah, io ne vedevo sempre una. Ah. Ok, andiamo. Dovrei occuparti di lui. Comunque, quell'altro è rimasto, sì. Sì, sì, ma perché sono due cose diverse, come quell'altro. Quell'altro, se ti ricordi, erano due diversi. C'era il pub e c'era quello del... Metti quello start, guarda. Faccio vedere. Metti risorse. Sì, che c'era questo e questo qua, sì. Poi. Okay. Sì. Che uno è dove c'è il logo tenente, penso. E l'altro è una cosa generale di soldi. Ah, quando siamo sulla spiaggia, è una cosa fatta effettivamente sopra. Io verrò per occuparsi di questi verdoni. Ah. In realtà sono stati bravi. Arriva veramente in culo questo. Direi che abbiamo finito qui. Bello che ogni volta che vedo questo vedo Austin Power ovunque. Beh, l'anni è quello. Ma invece noi siamo degli anni 80. E come diceva J-Ax, anche se 10 anni dopo, abbiamo tanta nostalgia degli anni 90, quando il mondo... Lì dentro. Lì. Ma volevo evitare... Lo sai che basta che li fai chiacchierare. Devi coprirmi le spalle. Se il signor Turetto ti vede fatto ancora una volta, ti darà una lezione. Vorrei vederlo provare, quel vecchio di merda. Lavoro per il caro vecchio Michael Greco. Sono intoccabile. Sai, gli incidenti capitano. Soprattutto col signor Turetto. Sarebbe furbo mostrare un po' di rispetto e fare il tuo cazzo di lavoro. Ok, guarda. Giriamo e andiamo a prendere. No, tanto quando è così è scriptato. Spero. Vai piano perché c'è anche quello sotto, bravo. Lui e poi quello dentro. Guarda che qui c'è anche giù la maglia rinforzata. Vai, vai piano. Piano perché sennò poi ti sente. Ok, prendiamoci. Ora però non scendere di qui, ma da dietro. Vedi com'è, come c'è la gente sotto. Ora mettiti dietro quello e chiamalo, che almeno è abbastanza lontano da quell'altro per non farti vedere. Capito? Quell'altro non dovrebbe averti visto, esatto. Qua se fischi vai dietro a quello lì. Perché questa fabbrica mi è familiare? Ci siamo già venuti in una fabbrica così, mi ricordo di aver già fatto una cosa simile. No? Se no?
Probabilmente si faceva altra roba. No. Mi ricordo di aver fatto già una cosa simile. Proprio la zona così. Infatti, prima di andare avanti, vai qua sopra che c'è un cecchino. Che è là sopra, fidati, c'è il cecchino. Allora, mettiti dietro questo e guarda se ti arriva lui, che me lo te lo levi. Poi monta le scale che vai su dove è sopra, dove c'è, scusami, dove c'è il cecchino. Poi ricordatemi di staccare il cavo perché si sta ricciolando, quindi bisogna farlo... Si sta surriscaldando, vedi? Stanno avendo tanti riccioli. Questo, allora... Ah! È vero, ci sono già venuto per prendere la roba. A me invece va dato un tipo qui. Vabbè. Cioè, qui volendo se... Cioè, se ti metti per il cecchino silenziato, cioè, l'avrei anche fatto, ma col cecchino... Ma non so se esistono i cecchini silenziati, devo essere sincero, Mirko. Penso sia una stronzata dei Fallout o roba del genere. Anche perché il cecchino lo spari a così chilometri di distanza che il silenziamento è già quello. Qui dentro ho già visto uno. Barciolini. Devo dirlo. Oh, di che dici? Comunque se... Da vedere come sono, forse conviene prima andare sopra. Dai, gli assomiglia davvero tra le altre cose. E niente. Perseguito anche qui. Di tutti i colori è proprio rosso, tra le altre cose. Allora, qui sopra c'è lui. Poi ho visto anche uno dentro. Vabbè, no, stanno chiacchierando quelli. Quello sa che cosa... Quindi intanto facciamo fuori lui. E poi andiamo a vedere quelli dentro. Mi sa che quello dentro è quello che bisogna fare. Mettiti dietro per vedere se c'è dialogo. Dall'altra parte? Mettiti lì alla finestra? Perché qui sicuramente deve partire un dialogo, ragazzi, lo conosco. Che poi loro si separano, sicuro. O prima faccio quelli sopra. Andiamo a fare giù quelli. Dai. C'è un minuto molto strano. Beh, mi sento. Che cazzo è stato? Hanno parlato sopra. Vai a vedere. Infatti sono spostati. No, sono sempre lì. Ok. Va qui dietro. Che c'è il tipo. E poi facciamo fuori la sentinella. Sentinella, però chiamala, falla venire dentro se è possibile. Non deve succedermi nulla. Ah, invece. Ok. Abbiamo da trovare il modo di far partire il trigger. Sì, però non so, te dici perché sono... Ah, lì è la solita cosa, sono due, bisogna avvicinarci e far partire il trigger del dialogo. Quei permessi di merda. Perché? Non possiamo stamparne altri? Cristo, senti, è così che funziona. Quei pezzi di carta ci dicono chi deve cosa a chi e via dicendo. E poi ci fa sembrare deboli.
Uno dei due è il doppiatore di Poli. Vedono che se ce lo facciamo mettere nel culo, non ci vorrà molto prima lui. Che vogliano incularci anche loro. No, mi ricorda quello del primo. Poli. È vero. Se decide di tornare. Oh, non lo so perché Poli, Poli mi è rimasto particolarmente in testa a me. A te no? Meglio se non mi fai incazzare. Minchia. Meglio, perché sennò t'avrebbe visto. Ok, andiamo a levare anche dalle palle l'ultimo. Sempre non troppo veloce. Il cagnolino. Bella, è partita la musica, ma guarda. Vabbè, sì, 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 bella, è partita la musica, ma guarda. Ma le brutte tizi sopra se non parlano, qua c'è tutto di sparo. Sì, sì, proviamo ora. È mio. Ascolta, sono soldi. Greco è finito. Vuoi stare con lui o con me? Fanculo. E va bene, ci sto. Vito sarà felice. Lo vedo un po' la maschera di sangue il nostro caro amico. Meglio vado tipo un triplo headshot. Io. Da ben bro. Ecco che questo è il nostro. Sì, capito. Cioè... Allora, ci ha sbloccato. La prossima chiamata agli affiliati di Vito sarà gratuita. Allora, il clio speciale di Bobby è armato di fucile a pallettoni e una mitragliatrice. Chiama gli affiliati di Vito. Metti l'anco. X. Beh, allora, ci ha sbloccato. Ti arrivano rinforzi. Ok. Che spero di non utilizzarla, una merda del genere. Sindacato del porto è sotto controllo. Mettici qualche uomo. Hai fatto fuori quei bastardi, eh? Bel lavoro. Ti manderò qualcuno a fare la guardia. Prendiamo il magazzino e prendiamo Greco. Come rubare le caramelle a un bambino. Il cavo era un po' tagliato. I dettagli. Lui ha i poteri. E anche questo ora è nostro. Cioè, anche questo. Adesso in questo quartiere è il nostro, però è già il terzo cosa nostro. Cosa nostra? Sono sicuro che oggi il dossier di Vito Scaletta sia alto quasi un metro, ma non è sempre stato così. Hoover non ammise l'esistenza della mafia fino al 1957, quindi fino ad allora non tenevamo d'occhio gente come Vittorio Scaletta. Sappiamo che partecipò alla Seconda Guerra Mondiale e passò 6 anni in prigione per furto e traffico di razioni federali. Si crede che fosse un membro importante della famiglia Falcone di Empire Bay. In realtà non era un cazzo di nessuno. Di Don Carlo Falcone. Quindi, se ha davvero ucciso il Don, Vito aveva amici importanti perché gli fu permesso di vivere. Però venne esiliato e fu costretto a trasferirsi al sud. La commissione convinse Sal Marcano a prendere Vito come vice e gli diede alcuni racket. Che cosa l'abbiamo letto tra l'altro? Cosa? Carino, perché non ci ha sbatta di te. Di tutto il racket è uscito, vabbè. Ok. Quindi andiamo. Un attimo, ma allora. Dai. Poi ho visto che mi ha lasciato dei soldi. Non so. Durante gli stessi sì, che c'è una squadra speciale. Chi penso sia questo qua. Sì. Questo è il mercante d'armi. Ok. Quello che mi fa strano è che poter tenere solo 2 armi. È quello che mi fa da fastidio bestia. Beh, in realtà ha molto senso. Cioè. Alla fine non sì, sei. Sì, no, ma è, ripeto, è strano in un videogioco. È reale. Però è strano. No? Sì.
Ok, quindi tocca al prossimo. Dai, me l'ha conservata come è. Che io sono serio. Perché? Beh, effettivamente l'hai utilizzata. Carina. Ecco, una cosa che dovrebbero... Buonasera, Simone! Una cosa che dovrebbero insegnarci è a scassinare le macchine senza distruggere per forza il finestrino e attirare l'attenzione. Questa era una cosa che mi piaceva del 2, ad esempio. Ma perché lì te l'hanno, qualcuno te l'ha insegnato, qui no. Qui lui è uno da assalto, non ha senso che scassini. È una forza speciale, effettivamente. Che non è vero, essendo una forza speciale, se fa casino, fa casino. Ragazzi, questo mi piace perché... Vedete perché mi piace l'hangar? Perché mi sta piacendo? Perché questo è realmente uno spaccato degli anni 60-70. Quello che mancava del 2. Il 3, peccato. Peccato per il livello tecnico, perché sarebbe fantastico. In realtà è fantastico come gioco. Sai? Porca puttana. Queste sono quelle cose dove... Cioè, quelle chicche magnifiche fai... Peccato che noi... Questo, secondo me, è un altro problema del tempo. E questo dovrebbe essere l'altro a cui bisogna dare una mano, no? Ma dicevo, cioè, ah, quindi Vito ne ha due di luogotenenti? Mi manda Vito. Oh. Sei Conny, giusto? Sì, Conny De Marco. Tengo d'occhio il giro del contrabbando per Vito. Adesso comanda Roy Thibodeau, ed è una cazzo di pagliacciata. Perché Greco non l'ha ancora seccato? Ah, se potesse fare a modo suo, ucciderebbe Roy al volo. Greco non ha scelto Roy, e per questo ha un bersaglio sulla schiena. Detto questo, Roy cerca di... Dovrà già sentire la sua voce. Cuba, principalmente sigari e rum. Cazzo, pare addirittura che vendano medicine e cose del genere ai cubani. Sembra che Greco stia correndo ai ripari. Immagino che Greco abbia pensato che suo zio Sal l'avrebbe mollato, ma col cazzo... Io il problema di questo doppiatore, Mirko, di Lincoln, che purtroppo io ho giocato prima a Borderlands 2, e per me sarà sempre la voce di Jack il bello. Perché l'ha fatto così bene quel personaggio, che porca minchia, ogni volta che lo sento mi viene in mente la sua faccia. Che poi mi pare se l'ha sentito anche... ce n'è tre. Zoom, amico, zoom sempre più che puoi. Allora, uno... Cos'è quella lì? Cos'è? Allora, sono i due cosi... Era lì. Ah, oh, forse lì poi c'è qualcosa. Sì, va. Vabbè, allora, cioè, la I che cos'è? Contrabbando. Andiamo, bisogna farli tutti. Si fanno prima i cosi e poi i loro si fanno per ultimo. Vampir l'ho salvato, poi... lo inizierò. Guarda, Simone, provatelo. Ragazzi, noi lo diciamo sempre. Allora, ragazzi, l'ho portato stamattina e neanche senza farlo apposta, anche perché non l'avrei potuto, letteralmente. Sono passati tre persone, tre, tutte all'unisono, hanno detto, senza che dicessi nulla io, la solita cosa. Non gli davano un cazzo, l'hanno provato, sono diventati dipendenti da quel gioco. Senza che dicessi niente io, c'eri anche te quando ne è spuntato uno. L'hanno scritto loro, ragazzi, ripeto, tutti a un unisono vi dice, tutti quelli che giocano a Vampire Survivors vi dicono, se lo guardate non lo giochereste mai perché non gli date niente, dovete giocarlo, è un gioco paradossalmente, sembra una stupidaggine perché è un gioco, sì. Dovete letteralmente giocarlo per capire che ha senso azione da quel gioco. Attenzione. Guarda dove vai. Beh, lì ha ragione lei, eh. Oh, qui dentro ci devono mandare per forza, perché è una zona di... Vedi? A meno che non è lì che poi ci manda qui. Beh, guarda, l'ultimo quando sei finito. Sì. No, ma è troppo strano, perché c'è, visto i soldi e cazzate varie, che quello di solito sarebbe quello per diminuire le cose. Quindi promemoria, le zone così... Tra l'altro, quindi... Anche questo che come minimo punto. Sì, saranno poi fare le ultime cose, penso. Vabbè. Kennedy, anche quel negro a Memphis, cazzo.
successo? Che l'America va dritta verso una guerra razziale. Comunisti. Già. Ha finto la morte del presidente. Mi sono un po' anche... A volte non riesco a capire. Quello serve la polizia! Ecco quel coglione! Chiamo la polizia! Merda. Dimmi che succede al magazzino di Roy. Il boss vuole importare medicinali da Cuba per fare altri soldi. Posso dirti dove si trova il carico? Te lo so. Puttanella. Vuole fare calcolo, Ma l'hai tenuto o l'hai ammazzato? L'ho tenuto. E gli abbiamo spezzato il braccio così? L'ho ucciso, io sono. Ah, e ora si fa, mi sa, quello che si diceva a noi. Guarda. Mi si fa, vado qui, E Mirko, ti sei sbloccato quello che dove c'è bisogno prendere l'ultima cosa? Ruba o distrugge il cane? Rubiamo. No, dovremmo guadagnare di più rubandolo. Che dici? In teoria. Mi raccomando, lavoro preciso e pulito. No, io ci provo. Sì, ovvio, Mirko. Fermati. Questo mi interessa, torna indietro. Giornalaio. Perché aspetta, gira di qua? Quello sembra cosa di GTA. Quello del 3. Boh, dai. Cassius Clay, dici? No, o è troppo vecchio per essere Cassius Clay. Ma sicuramente sono roba dell'epoca. Peccato a troppo bassa risoluzione. Vabbè, me lo posso capire. Ah, vediamo un po' se riusciamo a fare sneaky. Cioè, subito dei soldi qui. Sono dietro là. No, questo è quasi a posto. Ma che cazzo ti serve un cane? Non è per me, è per me. Vai al canile. Non posso, non vuole un cane qualsiasi. Deve essere di razza. Ah, ce la fai andare? Ah, no, aspetta, no, fermati, non ti muovi perché non si sa che parte vanno. Fanno accoppiare le madri con i figli e i fratelli con le sorelle. Lasciano anche che i papà si facciano le figlie. Che cazzo, proprio come i creoli. Mi sa che l'idea gli è venuta in Europa. Welcome in Alabama. Ma non sta parlando dei cani, eh? Sì, vabbè, mi dissocio. Ok. Vediamo un po' come si può fare. Le casse, poi... Intanto cerchiamo di ripulire il più possibile. Conviene fare prima sopra, che almeno evitiamo che quelli di sotto ci vedano. Cioè, che ci vede da sotto. Cosa mi ricorda la missione del primo? È infatti una sentinella. Se fischi ti sente? Aspetta, no, perché sta venendo la sentinella. Cazzo, Mirko, ti muovi. Ecco, bravo, mettiti qui. Vai. Ottimo, e la sentinella fa un culo, perfetto. C'è un culo, un altro. Ha aspettato troppo. Vabbè, rimani fermo. Tanto se stai per un po', loro smettono di cercarti. Sei morto. Niente, vai, ricarica. Mai sbagliato. Oh, se no, ammazzali tutti. Vaffanculo. Laggiù, sparategli, cazzo. Vatti poi a riprendere il giubbetto, dai. Bello, inizia a riprendere il giubbetto.
Cosa te la sei cercata, Mirko? Ti sei andato per... No, gli sei andato in faccia, Mirko. Fidati. È giù. Devi tornare giù. C'è scale qui. Comunque hanno perso... Hanno perso di vista. Buono, no? Oh. Uh-huh. Ok. Proviamo di qua. Era lì, vero? Tanto vuoi far ripulire sopra? Non lo vedo convinto il tipo. Cerchiamo da un'altra parte. Pare abbia perso gli attributi e se ne sia andato. Questa cosa però semplifica tantissimo. Vedi che viene giù. Sì. Vai. No, qua è il posto. Ah, sei un cretino, deve essere. Qui c'è un Douglas. Dipinti quelli capezzoloidi. Che non è questo. Ti sembra un dipinto capezzoloide? No, questo sicuramente. Oddio, meno di quanto. Comunque è fantastico. Questi dipinti sono belli proprio. Ma lasciate perdere i modelli. Sono proprio belli. C'è più di uno. Si fidi. Allora là c'è un tipo che sta scendendo. Merda, continuiamo. Potete fermarvi solo quando sarà morto. Ah, sono sempre in ricerca allora. Questa pioggia mi ha davvero stufato. Magari è qui. Comunque, posso essere sincero, beh, ce n'è uno proprio alla tua altezza di qua, su questo, nella parte di là. Penso tra le uccisioni furtive più cruente che abbia visto per adesso nei videogiochi. Ah, l'ha chiamato te. Okay. Sì, perché sennò stava andando di là. Ah, fatto bene. Ah, ne è rimasto solo uno. Giù. Anche perché eliminato lui praticamente ci ripuliamo letteralmente il capannone e prendiamo il furgone piano, facciamo cazzate adesso. Faccio venire i ragazzi. Vabbè, ora ripuliamo, tanto non dovrebbe esserci più nessuno. Perché nessun testimone. Ecco, questa cosa invece mi piace, che ti venga segnata direttamente, fa che la zona è libera. Questa è una cosa che apprezzo. Te? Mio fratello in Alabama. Ma anche no. Che? Ti fa cagare l'Alabama? Fammi capire, scusami. Perché devi tornare in casa con me in Alabama. Alabama, Mirko. Che andrà a voler andare nel Wisconsin? Dov'è? Mi sfugge. Perché di là non era. Ah, quello lì, successo, guarda. Ok.
Non mi farò domande? Vabbè, stava, c'aveva il mazzetto in mano, mi scappava da pisciare, appoggiate lì. Ripeto, non mi faccio domande. Quanto sei razzista? E ora distruggiamo tutte le scorte e poi prendiamo il coso. Il furgone. Almeno abbiamo fatto il massimo guadagno. Cosa fai? L'ho distrutto. No, c'era la X. Ah no? Vedi c'è il simbolo dell'X. Ah, okay. Vediamo un po' se ce n'è altre. Dovrebbe esserci forse una all'entrata. Sì, mi pare forse anche qualcosa sopra. Vabbè, ora, intanto riguardiamo un po' a modo qui. Qualcosa qua? Questo invece è quello proprio con l'X. Comunque questi sono i modelli delle cose di contrabbando del primo, che poi segna qualcosa ancora più in alto. Ah, sono le munizioni. Beh, effettivamente male non farebbe andarla. No, allora no, le munizioni sono qui. Fermati, sono lì. La cosa è di là. C'è il cecchino. Sì, non importa. Sì, che anche lì, interessante, se non fosse che proprio mi sente il mondo. Sì, infatti, per quello che ti dicevo, cioè, alla fine serve molto a poco. Cioè, se fosse quelle da videogioco, con i... che effettivamente non so se sia... Guarda, lo risolvi. Di qua c'è mica niente. Mentre ci siamo. Controlliamo tutto, no? Ah, cosa penso? Forse era l'antenna. Infatti sei uscito, guarda, ti sei ingrandita la mappa. Guarda. Ok. Questo era un ingresso secondario. Sì, se volevi fare... carino. Beh, allora le zone neanche l'hanno pensate male. Bravi. No? Posso semplicemente dire bravi. Ora la vera domanda è da dove usciamo noi? Perché, ok, prendiamo questo, ma quel cancello viene giù? Perché sembra la direzione, sembra che voglio che tu vada lì. Sì, ok. A posto. Perché dare fuoco al furgone quando possiamo comodamente prenderlo e portarlo in un posto più consono, no? Te l'ho detto, a me non mi sta dispiacendo. $12,000 però sono rimasto. Vabbè, bisogna vedere se questo non te ne sblocca altri. Ti ricordo quello del trafficante di droga, te l'hanno fatto fa 2 o 3. Perché ci guardano? No, quello ti fa vedere il poliziotto. Che dici? Perché anche quell'altro si è dovuto fare due cose prima che... Poi questo è il primo. Ti ricordo che c'è anche l'altro, eh? Giusto. C'è un altro di questo e più c'è i due tipi. Ma Giulio. Mi fa ridere tantissimo che il tipo alla radio è quello di Fallout. E anche lì fa il tipo alla radio. Ed è Hammerlock. Sì. Il problema è aver giocato Borderlands, dove Gearbox gli ha dato una caratterizzazione così forte ai personaggi che le loro voci ormai ti rimangono attaccate. Ragazzi, come Borderlands, quello di Salvador. Sì. Per me non è Doraemon. È Salvador. È Salvador. Perché cioè, ragazzi, allora, mi potete venire a dire quello che vi pare di Borderlands, non vi piace il gameplay, non vi piace la grafica, ma che mi venite a dire che i character design non sono studiati e sono fatti male perché non l'avete giocato. L'unica cosa che posso dire solo perché non l'avete giocato, perché vi rimangono nella testa. E vi dirò, qui lo dico e qui lo nego nello stesso tempo, personalmente per ora Borderlands è quello con il miglior doppiaggio in assoluto in italiano che abbiamo avuto, che abbiamo giocato. Cioè,
È inarrivabile, Mirko, devi posizionarlo lì sopra. Per ora è inarrivato. Giocai un Borderlands, ma per poco tempo, lo riprenderò. Fammi sapere qual è. Via, vado e torno. Comunque consigliamo sempre, ragazzi, a chi si vuole affacciare a franchise di Borderlands, il 2. Poi scegliete quelle che vi pare, ma prima partite sempre dal 2. Forse è meglio non sapere da dove arriva. Tu non chiedere, io non dovrò dirtelo. Va bene. Conosco della gente che sa come si usa. Ci penso io. Questi sono dei 60, era in cooperativa. Vabbè, Borderlands è sempre in cooperativa. E boh, ripeto, il doppiaggio di Borderlands per me è, cioè, ha delle frasi, comportamento dei personaggi che comunque sono caratterizzati da Dio. Il tra Salvador e quell'altro che sono mezzo spagnoleggianti. Marcus, che ha quel tipo di voce un po' più roca, che in originale, tra l'altro, che infatti non so perché non l'abbiano voluto tenere, perché in originale Marcus parla con un accento mezzo russo. Ah, vabbè, ci sta. Ci sta, anche se magari col senno di poi ti posso dire che Borderlands ci giocavi benissimo anche da solo, però nel senso, te sei una sega, te lo volevi giocare per giocarci col tuo amico, il tuo amico ha detto boh, a me non mi è piaciuto, e quindi ha poco senso, ci sta, cioè, sono d'accordo. Perché il problema di Borderlands è che è molto divisivo, cioè purtroppo è uno shooter che difficilmente piace a chi gioca gli shooter, che è strano a dirsi, però purtroppo è così. Portafogli inizia a essere troppo leggero. Mi sa che dopo questa esco. C'è modo pezzerie sopra. Luca, buongiorno. Anzi, buonasera. Ancora due. Marina vuole vedere quel bambino. Welcome. È la roba di famiglia fuori dal giro? Ignoralo. Venite tutti questo weekend, sarà un piacere avervi con me. Che mi dice, che mi racconta? Trovare un modo per salire. Niente di che.
che dicembre non è un bel mese per quelli che fanno il mio, che fanno il mio lavoro. Ignoralo. Venite tutti questo weekend. Sarà un piacere avervi con me. Ah, merda. Sa sparare bene. Un po' però avete rotto il cazzo. C'era modo per... perché... ah, c'è un modo di salire. Ah, sono stronzo. Vabbè. Ma anche se salivo sarebbe cambiato molto poco. Quindi non c'è più bisogno. Vabbè, posso spaccare tutto, perché no? Giusto? Ah, no, però mi fa fare quello, quindi no. Arrivo. Ora devi uccidere loro due, papà. Perché ho già riportato a zero i... cosa? Quello del traffico di lui. Infatti, oh, anche l'auto che fa l'auto, coso. Però non ci ha portato a zero, quindi non gliene frega più cazzo se l'auto la prende. Ah, ci siamo. No, no, nel senso che anche se la prendi... dai, posso riportare a qualcuno, cioè tipo, per lui è già finito. Mac spara scoiattoli o pistola fa spara secche. Allora, com'è che si insomma? Ah, quindi qui ormai siamo a posto, quindi Fabio Fab Fulci, Fab, l'amico di Roy, è uno stronzo totale. Usa i canali sotterranei per eliminare i suoi uomini e la merda che spacciano. E magari... anche fa. Ah, quindi questo è sotto. Ma è possibile. Comunque l'ho visto. Ah, buonasera Luca. Buonasera. 3 anni che ci segue, 2 mesi. Ho sbloccato le mie prime mount. Dove? Ah, su, vabbè. Tanto poi, grosso modo, te le farei, sì, ma fidati, tanto poi giocherai per sa poco a piedi, perché diventerai così veloce che sarai anche più veloce delle mount. E poi... praticamente userai praticamente i passaggi rapidi più che girare a piedi con le cose. O meglio, due anni e non c'ha ancora fatto la sub. Siamo tristi noi, eh. Scherzo, Luca. Anche se
Questa cosa mi sa troppo di OP, però. Cosa è appena successo? Non facciamoci domande. Sì. Perché si era già a letto questo. Metti a posto la barca quando il motore fa fumo. Sì. Oh. Ora però lui è di là. Esatto. Qualcuno però ha sentito. Ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Anche se in realtà dipende dalla distanza. Non appena vedo i 2000 metri, vedo lo spostamento, ma i paesaggi sono comunque godibili su una mount. Sì, sì. A parte che... paesaggi poi si sì, diventeranno molto ridondanti, cioè a un certo punto anche lo stupore del coso diventerà un po' me. Che cazzo è stato? Ti ho detto più che altro quello che dicevamo ieri, Jared, che noi siamo... Ok. Quello dicevamo ieri che noi siamo rimasti molto delusi da quel gioco, perché alla fine ci aspettavamo un pochino di più, mettiamola così. Peccato, perché a noi all'inizio ci stava piacendo. Poi ti giuro, a un certo punto è diventato un trituramento di palle e abbiamo velocizzato. E quando succede quello, per me è un gioco... Cioè, il voto si abbassa drasticamente se il divertimento viene, come si dice, annichilito dalla noia. Prima mi ci ha fatto montare di là e ora qui. Ok, sei solo stronzo. Mi piace comunque come alcune volte hanno le viste dell'aquila e alcune volte sono ciechi. Non è un problema mio. Beh, capelli, amico. Più che altro non mi sta piacendo per la cosa. Parlo con tizio, mille missioni secondarie. Che ok, ci sta, ma dammele piano piano. Vabbè, tanto poi un gioco. Il gioco ti vorrà bene. A un certo punto direttamente si autovelocizza da solo. Se qualcuno viene. Perché se no il gioco era troppo lungo e a un certo punto ti dice vuoi velocizzare il gioco e saltare a per pari determinate fasi del gioco? Non sto scherzando, cioè a un certo punto il gioco te lo fa fare. Ok, non era un buon segno.
Beh, pensa che ce ne sono altre. Fanculo, maledetta intelligenza artificiale. Crepa, cazzo! Al riparo! Ah, vabbè. No, aspetta, c'ho ancora l'altro da fare. Aspetta, aspetta, prima di andare a parlare con lui. Voglio fare l'altro. Ok, poi abbiamo da mettere un po' di dinero da parte, vedo. Quindi appena torno su. Sì, no, ma ce ne sono alcune, sono ancora più lontane, tipo, non lo so, quelle delle palestre, quelle di trovai, c'era cose ciniche. I televisori, i dischi, mi pare, se non ricordo male, collezionabili. Alcune volte, cioè, invece di darti il più vicino, alcune volte te le fa vedere tipo dall'altra parte del cosmo. Te fai, ok, ma dammi quello più vicino, mi dire di andare laggiù un culo. C'ha un tipo un ordine tutto suo. Te fai, va bene. Ma te l'ho detto, non è male come open world. Il problema è che è troppo. Se fosse stato la metà, non avremmo avuto niente da dire. Il problema è che quel gioco si spacca letteralmente coglioni a un certo punto. Ah sì, che poi c'è... lo scafo è divertente da utilizzare. Allora, quello dei soldi qual era? Voglio qualcuno a Riverrow per occuparsi di questi verdoni. Arrivo presto. Allora? Siamo diventati boss. No, siamo già. I tuoi soldi. Sto lasciando cose perché avevamo tipo da parte di Jared. No, che botto. Accidenti. Vedila così. No, niente, stavo. No, Jared, ma ripeto, a te proprio. Anzi. In realtà mi sta sembrando strano che ti piaccia, forse sei ancora all'inizio. Ma cosa? Perché in realtà tutto ciò che non dovrebbe piacerti a te. Magari, oddio, perché se ci pensi bene anche noi c'è dei giochi che sulla carta non dovrebbero piacerci, però poi ci gioca tranquillamente. Il boss ha tre teste che devi usare, il motoscafo, ho buttato sangue. Ah, quello dell'acqua? No, aspetta. Sì, no, quello dell'acqua. No, senti, i boss erano carini, ma erano tutti estremamente facili. Non ce n'è rimasto impresso nemmeno mezzo. Perché sono stati tutti troppo facili. Ah, e non l'abbiamo trovato. O ci hanno fatto una patch nel mezzo. L'hanno cambiato radicalmente. Perché, ripeto, io mi ricordo che a un certo punto veramente ci siamo spaccati. Boh, potremmo riprenderlo. No, Andrea, no, non mi piace proprio il concept. Sì, ma il problema nostro, che poi un altro problema di quel gioco, era la voce narrante, che è stata un'idea del cazzo. Potevate scegliere le difficoltà? Sì, quello sì. Mi pare di sì. Ma che poi cambiava letteralmente poco, perché si provò a fare una in difficile, una in facile. Come al solito, semplicemente gli amici avevano più vita. È solo l'inizio. Poi capisci come anche mettere i punti e come potenziare le armi. Cioè, direttamente le ammazzi senza remore. Spiattelli qualsiasi cosa. È un po' come l'Assassin's Creed Valhalla, cioè. Tutto, no, ma secondo me Biomutant è semplicemente stato un esperimento che è uscito, cioè che è stato cacato fuori dal vaso. Sì, nel senso, è quello che io penso. Il concept è tutto. Non è male. Solo che hanno letteralmente usato troppo per i mezzi che avevano. Proprio letteralmente hanno usato troppo. Che, allora, osare, io sono il primo che ti dice sì, dovresti farlo.
cioè devi cercare di dare il 110% e magari stupire anche la gente. Il problema devi anche però Andrea prendere a patti. Beh, io sto normale, diciamo che no, ci sono quelle per l'inizio, Jared, fidati. Poi a un certo punto poi capisci che c'è determinate cose che se le usi praticamente rompi il gioco. Fidati. L'ha detto, l'ha fatto. Potrei steccarlo di qui, però perché Andrea vuole cocaina, perché mio fratello vuole cocaina. Vabbè, poi Jared, noi ci sapeva, lo sai come si gioca, col pallino del ok, esplora tutte le cosine, fai tutta la roba, eccetera, e... Dove pensi di andare? E quindi, come al solito, ci siamo poi trovati abbastanza presto per livellati. Non capisco quali siano i momenti giusti per usare le mod elettriche, capire quale armatura sia migliore. Non me lo ricordo. Ti devi basare sul tuo tipo di stile di gioco. Mi pare che anche lì c'era la differenziazione leggera, pesante, media. Sì, ma cioè, si è giocato talmente tanto fa e abbiamo... Se non l'hanno cambiato, le armi, le pistole sono OP, broken, soprattutto le doppie pistole. Sì. Perché puoi sparare a un certo punto a raffica, praticamente vai avanti solo con le pistole. Poi non usi neanche più il combattimento melee. Praticamente erano letteralmente rotte. Ora non so come l'abbiano cambiato, ma ti giuro, erano letteralmente rotte. Non è lui il... Lui sembra coso. Del vestito sembra quello di GTA. Vestito, non la faccia. Basta cazzeggiare, forza! Se non ci... Non mi ricordo com'è che si chiamava. Qualcuno che ce lo metta. Vada. Quello di GTA 5. Da... Qui. Quello che... Trevor. Trevor? No, c'è Trevor, Franklin e Michael. Che poi è quello più figo. Nelly deve me cry. Beh, in versione mini furri, sì. L'uniosa, sai cos'è? È che il problema di per noi di Biomutant è che l'aveva sparata talmente tanto. Insieme ne vado, tranquillo. Dato non c'ho più bisogno di ucciderli. L'aveva sparata talmente tanto alta con le aspettative... Che poi, come il semplice, il a seconda di che caratteristiche ti metti, cambia l'aspetto. In realtà è una bugia, perché serve, te lo fa fare solo nella creazione del personaggio e poi dopo... Poi puoi... io ho pure trovato dei pezzi a rarità. Ah, allora, attenzione. Li puoi potenziare, eh? Ricordo che puoi potenziarle e portarle adattate al tuo livello. Come sì, poi a un certo punto capirai quali sono determinate armi che devi smontare, quali pezzi tenere per potenziarli. Tieni sempre da parte quelli leggendari, che sono 11, e poi potenzia direttamente quelli. Perché puoi potenziare anche ogni singolo pezzo, se non mi ricordo male. Perché quella cosa si scoprì molto più avanti, che bastava potenziare i singoli pezzi che poi li montavi e buh, ti tiravi sul livello oggetto in modo impressionante. Riflessi un po' del manga. Ma te l'ho detto, questo gioco, peccato il livello tecnico. Sì. Perché per ora è un gioiellino. Poi vabbè, rispetto al 2, che ci voglia così tanto. Ti serve a niente, vai di doppie pistole e disintegra tutto quello che hai davanti. Poi lì stai attento ai mostri, alla loro tipologia di danno, quindi... quale danno elementale metterci. Ma ti ripeto, Jared, non ti facciare la testa, è più semplice di quello che sembra. Sì. Io mi ricordo, l'unica cosa che mi è rimasta impressa è che
pistole, doppia pistola, quale broker? Certo. Qualcuno ti ha seguito. Roy è una corda di violino. Ha paura di Greco. Ha paura di te. Ho sentito che hai iniziato a dormire al magazzino. Ma gli scarti sono utili. Bene, vuol dire che sarà più facile. Infatti gli oggetti che non utilizzi ti conviene più smontarli che venderli. Noi. Vito ribalterà la situazione, vedrai. Quel povero bastardo di Roy è tornato al magazzino. Fai come okay. Devi. Andiamo a puntare tutto Roy. Ti ho detto ora però ti stiamo parlando con i ricordi. Sì, con noi si sono praticamente al Day One. E già con tutti, Day One con tutti i problemi che aveva. Già cambiò il corso d'opera. Ora è passato un botto di tempo, quindi non so se nel frattempo ci hanno fatto delle cose considerevoli. Quindi Jared, quello che diciamo, la nostra memoria vacilla perché ripeto, non ci piace. Si è giocato una volta e non ci è piaciuto. Poi soprattutto ti rendi conto che c'era uno, la voce narrante, che penso è l'idea più stronza che potessero tra fare. Tra l'altro, che se te la metti pure in italiano è soporifera. Infatti, noi se ti ricordi per un certo punto. Sì, abbiamo giocato in giapponese. Sì, abbiamo usato il consiglio, cioè abbiamo preso il consiglio di Karim. Diciamo in giapponese, che almeno c'ha quella cadenza che non lo so, lo fa sembrare meno soporifero. Ti tiene sveglio. Infatti, è stata un'idea del cazzo quello. Primo. Secondo, le pseudo scelte. Ne. Il finale da diti nel culo, letteralmente, cioè finale più del cazzo non potevano trovare. No, ma proprio che altro. Allora, l'idea della voce narrante di per sé poteva non essere sbagliato perché che non fosse pensato, però dovevano fare una cosa in stile a Dungeons, tipo Dungeons. Sì, dei momenti in cui c'è la voce narrante che narra tipo la zona, sì, ma in modo più esatto, serio. Ma sì. Tante cose per visto che a noi ci è piaciuto, stanno facendo il 4 di Dungeons. Ma appunto gli dovevano dare un tono alla voce narrante che quindi fosse magari un po' scherzo. Il problema è che sicuramente il doppiatore gli hanno detto guarda, la devi fare con un tono come senso, ma anche proprio come dialoghi, cioè Dungeon fondamentalmente c'è cioè la voce narrante, le altre ci sono proprio di sfondo ma potrebbero anche non esserci, e andrebbe bene perché la voce narrante è irriverente, sfonda la quarta parete, tira battute come se non ci fosse un domani, gioca letteralmente con te, mentre quella di Biomutant è semplicemente un tizio che fa la telecronaca. Ripeto, cioè ci è dispiaciuto perché era iniziato Biomutant che tra l'altro ci capisce anche certe cose. Biomutant, mi ricordo che c'ha il peggior intro, ma il fatto che infatti l'hanno cancellato, tra l'altro, maledetti, ma noi ce lo siamo dovuti. Ma mi sa che ti sta venendo qualcuno addosso qui. Cosa dici? Ma c'era un tizio. Cazzo. T'hanno visto in 115. Non vale, però gioco. Ti spacco la testa. Ci fa. Anch'io. Ha ammazzato uno dei nostri. Dite ciao, ciao. Oddio, quando succede questo. E niente, prendimi le coperture che vuoi. Ma stiamo scherzando, gioco? Qualcuno mi può dare una mano? Il coglione è a secco. Quel coglione. Andiamo come mosche. Quando succede questo mi monta il nervoso, sai?
Questo non è lo stesso. Sì, è quello che si è fatto prima. Tu stai per dire quello? Tagli dietro! Ora le prendi! Mi ha beccato! È qui! Non ho più munizioni! Devo ricaricare! Ora al riparo! Ah, peccato che noi non lo possiamo fare quella cosa lì. Quello di sparare. Non ci ho mai provato. C'era un gioco dove lo puoi fare. Devi fare tipo fuoco di copertura. Infatti, eri. Cioè, ti dava una precisione allucinante. Però potevi sparare letteralmente da dietro. Che è GTA. Sai? Sì, sentinella allertata. Ma va? Chi l'avrebbe mai detto? Ne abbiamo perso un altro. Già che sta scendendo uno. Sicuro voleva venire. Non è qui. Continuate. Comunque sopra. Provate laggiù. C'è qualcuno? Fatti vedere. Ma porca puttana, che sfiga tutte le volte. Almeno uno lo faccio fuori. Fanculo! Fanculo! Dietro a qualcosa! No? Con uno della tua taglia! Non posso muovermi! Abbiamo ospiti. Faccio venire i ragazzi. Eccoti qua. Il lavoro è uccidere. Niente di personale. Non mi molla. Merda. Merda. Mi si è scaricato proprio. Come al solito, mi si scaricano sempre le armi nel momento in cui si devono scaricare. E nei pezzi di mezzo si sono quadruplicati. Continuavano. No, è che c'erano un botto sopra, effettivamente. Che non si sa perché non scendeva. Silenzio fallito. Per forza. Quali soldi che. Ah, perché l'ho preso dentro. Per forza, ragazzi, silenzio fallito. Se il gioco funzionasse come dovrebbe funzionare, bene. Allora, qua sappiamo che è inutile entrare di qui, perché tanto... Dove entrammo la prima volta? Di qua, mi pare. Probabile. Scusami. Che gli passa per la... E niente. Sono nella merda fino al collo, cazzo! Mi piace quando prende tasti. Lasciatelo a me. No, meno due, non ho sprecato solo la munizione. Mettiamola così. Intorno. Sono pronto a farlo fuori. Io lo trovo, Albert.
diceva? Dove la fa lui? Pompelmi? No, l'agriturismo no. In Sardegna? Non ho capito. Ma soprattutto, ricordatevi sempre, Papuasi. Surprise. Sono un coglione. Io i tasti. I tasti non devi sbagliare, sento quello diciamo più pirotecnico. E lo il nostro protagonista ha superato le termine della prova del fuoco. Devo ricaricare. Cioè che ti sta venendo qualcuno da sotto forse. Sì. Io non so come farla questa qui. Buonasera, cioè, Indy! Si bugga la qualunque qui. Sì, è abbastanza stronza questa. No, è che qualsiasi cosa faccio. E niente, allora non mi ci mette le coperture. Dimmi semplicemente entra dentro e fai Rambo. Non mi dà l'illusione di poterla fare. E ora dove sono? Aspetta, c'è l'entrata sopra. Ma ogni volta mi mette un'entrata diversa così a spregio? Sì. O me la va? O me la va? Sì. E ragazzi, non vi perdete la clip, quella di oggi su TikTok, che è stata bella. Lascia perdere. Vaffanculo. Non volevo... In questo modo, giuro. Ma adesso farò l'uomo e mi prenderò la mia responsabilità. Stai lontano da mia figlia. Una donna adulta. Sono venuto a dirtelo solo per gentilezza. Chiudi quella cazzo di bocca, ok? Non voglio starti a sentire. Già mi sa impregnato la figlia. Che m'han visto? Provando alcuni titoli Riot, data la cosa. Ah, te. Che a me per ora i titoli di Riot mi interessano poco. Perché c'era. Tre e mezzo. Quel. O non era proprio un Diablo. Quello isometrico. E poi combattimenti a turni. Stile quasi. Cioè, in stile vecchio Final Fantasy, mettiamola così. Quindi Overworld in isometrico e poi combattimenti a turni. Che onestamente, a parte l'impatto visivo, cazzo, il resto proprio non me ne poteva fottere di meno. Cosa vuol dire che mi hanno sentito da sotto? E quindi viene su? Soprattutto quell'altro poi se ne è sbattuto coglioni. Tutto questo. Quindi poi, ovviamente, League of Legends non mi interessa. Quello è il gioco tipo di stile tipo carte, con tipo gli scacchi. Team Tactics, ma... Esatto, onestamente me ne frega poco o nulla. Poi non mi ricordo che altri giochi c'ha Riot. Valorant. Che è praticamente Overwatch. Ragazzi, tanto pensate, un genere che possa avere Blizzard l'hanno rifatto anche loro. Sì, che tanto ora, infatti c'è da vedere quando ti verrà fuori l'MMO della Riot. Lì se ne potrà discutere. Perché per ora il problema che ha per me la Riot è che sta facendo generi di cui non mi interessa. Ma
a differenza di molti altri, io non sono un babbeo, nel senso, la vedo la qualità del gioco, cioè non sono un cretino, la vedo, me ne accorgo, e cioè, non posso dire ah no, è un gioco sono giochi di merda. No, sono semplicemente che io non sono il target. In target la Riot sta sviluppando l'MMO definitivo su tutta l'ambientazione di Runeterra, quindi non dovevi venire qui. Ma che cazzo, cioè si è girato nell'istante in cui stavo venendo io. Non è possibile, però. Seguitemi. Mi ha bloccato. Non ho scampo. Occhio, Andrea, sulla destra, sulla destra. Oh, non ci abbiamo più cose. Perché quella non te le ricarica. Ma che stronzata, mi ricarichi la cosa precedente, ma mi levi tutto quello che ho usato? Che stronzata è? Ma perché infatti non ti ricarica la cosa precedente, cioè ti rimette solo i mostri. Vabbè. Cioè, avevo fatto tutto perfetto, quello che ho dovuto fare. Va a cagare. Comunque di qua meglio. Ecco, queste sono le cose negli stilt. Io odio quando si glitchano le turnazioni e te sei fottuto, perché fai o ti sgamo o ti sgamo. Sì. Ed è una cosa che ho sempre odiato. Infatti gli stilt o li fai perfetti o non li fare. Sì, comunque, quindi sì, tipo World of Warcraft. Ma non tipo. Ma infatti, raga, quello... No, è un MMO, ragazzi. Poi sì, copieranno praticamente WoW. Ma ragazzi, ma l'MMO di della Riot, basta che ci mettano le cose collegato a League of Legends, hanno già vinto. Qui vedi le cose. Non ne dubito. Ora, se solo Trish mi facesse fare una sveltina ogni tanto, sarei l'uomo più felice del mondo. Buona fortuna. Ragazzi, mi piace come comunque è sempre il discorso dei bambini. Questa volta è visto, è andato avanti nel tempo, ha già partorito la tizia. Oh, okay. Scusami. Yeah. Me lo sono meritato, non è colpa del gioco, ho sbagliato i tasti, invece premere B perché sono stronzo, l'ho fatto fino adesso, magicamente ti sbaglio. Stavi dicendo qualcosa? Io sarei morto di impatto. Un cartone sarebbe partito. Sì, no. Sicuramente la sinocchiata in bocca. Cioè... come Babbo che è stato spunta tipo ninja. Sì, e ci va a venire l'imparte. Infatti penso le opzioni saranno che prima o poi o moriamo di infarto io e Mirko o tiriamo un cartone prima o poi a Babbo. Così volontariamente. Il vecchio ti farà salire di grado. Ah, sorto. Forse devo leccargli un po' di più il culo. Beh, se fossi in te glielo leccherei di meno. Perché? Ricordi quando hai incontrato la moglie del boss? Il sistema di copertura per ora il migliore che ho visto è paradossalmente di quelli che abbiamo giocato è Deus Ex, che ti dà la possibilità di muoverti e guardando anche proprio dove ti va. Ed è un FPS. Com'è? Chi mi ha visto? Ah, quello là. Ma ti ammazza tutti, che te frega. Voglio proprio vedere se.
scriverà mai, vero? Oh. Perché ora lui si girerà l'automatico un'altra volta. Oh. Sicuro. Te che dici? Chi? Quello là. Ora non si gira. Chi? Ma qua ce n'è due. Ok, non era un buon segno. Che altro devi vedere se riesce a uccidere direttamente il tizio di là. Lui, no? No, anche la sentinella, perché ho paura che siccome penso che il tizio stia guardando verso fuori. La sentinella fa su e in giù qui. Ma mettiti lì. Aspetta che torni indietro. No, è un coglione. Posso farti tornare grande, Roy. Unisciti a me. Va bene, faccio come dici. Infatti poi tutti scappano appena fatto così. Le cose vanno già meglio. Questa è un'altra cosa che impari giocando di stealth, soprattutto a difficoltà più alte, che non devi necessariamente eliminare tutti. Ok, l'abbiamo portato a 65. Dottor Bruno. Ah, è vero, medico. Aggiungi una barra alla tua salute. A posto. Vabbè, assegna avviso. Mi servono i tuoi uomini per prendere un giro di contrabbando al magazzino. Rimando. E Lincoln, se Greg è uno stronzo non significa che stia scherzando. Forse manderà qualcuno dei suoi per cercare di eliminarti. Sì, poi arrivano loro e prendono. Ah, giusto, prendono la zona. Facevo parte del terzo plotone, compagnia C, del 614esimo battaglione anticarro durante la seconda guerra mondiale. Ero addestrato come soldato di sanità. Ma ero armato. Ogni uomo della compagnia era nero. L'esercito non sapeva cosa fare con noi. Di sicuro non voleva che combattessimo assieme ai bianchi. Klimbach. Klimbach era una cittadina francese. Vedete che qui hanno studiato per farti dello spaccato storico, quello che mancava nel 2, quello che ci ha fatto cazzare tantissimo nel 2. No. Hanno saltato letteralmente gli anni 50, praticamente. Che eravamo altrettanto bravi se non migliori di ogni altro soldato in servizio. Io non amo parlare delle medaglie che mi sono guadagnato laggiù. L'unico modo per cui un uomo sopravvive a qualcosa del genere è per la grazia di Dio. Non sembra giusto celebrarlo con dei pezzi di latta. Nessuno sa che ho aiutato Lincoln, a parte voi e John Donovan. Non che
volessi tenerlo segreto. È solo che non è mai venuto nessuno a fare domande. Giusto. Incontravito. Aspetta. Sì, c'è solo quella. Prendi... Ah no, aspetta, il conto vita per discutere la prossima mossa. No, questo è un altro aggeggio. Ah, questo è quello più su. Quello di là. Ok, quindi questo è quello per finire quello di vita. Sì. Ok. Ehi, hey, Lincoln. Quello stronzo di Greco mi aveva buttato fuori anche sapendo che mia moglie era incinta. Che è successo? Al lavoro. Grazie. L'ho notato anche te che è successo tipo un mezzo casino. Salute aggiuntiva, ora che... Non te hai più danni. E infatti vedi, ne abbiamo tre. Quindi anche come quello di prima, in realtà la precisione l'abbiamo... È passiva, ok. Io penso perché siccome la metteva nello store, sì, infatti... pensavo dovessi acquistarlo, allora semplicemente devi sbloccare il favore. I griffi... Comunque Microsoft tra Riot Blizzard si per... sì, infatti tutti pensano al monopolio delle, dei cazzo di Call of Duty. Di Call of Duty, ma che sta per prendersi World of Warcraft. Comunque con abbiamo capito che era... quello lì dà fastidio è il Bayou. E con l'affiliazione con Riot probabilmente potrebbe prendersi sotto l'ala, la sua grande ala sudata. Cioè, aspetta, no, si prende World of Warcraft, ha già The Elder Scrolls Online, si potrebbe avere una partecipazione anche con il futuro MMO di Riot, e poi c'è il come si dice, potrebbe pure mettere le manine zozze su Final Fantasy, visto come è ridotta Square. Sì. Ha più stile ora da vecchio che di quando si è già fatto nel 2. Non ho capito se guida lui, no, guido io. Ma cazzo, perché Greco è dentro la mia auto? Perché è una merda, ecco perché. Merda. Perché non lasci che se ne occupi Marcano? Marcano si limiterebbe ad ammazzarlo. Io voglio giocarci un po'. E poi non ho niente di meglio da fare finché non riesco a beccare Marcano. Capito? Il bersaglio. Sì, il bersaglio. Volete veramente morire per Greco? Ah, per questo pezzo di merda. Beh. Ah! Non la mia auto, Vito, cazzo. Non ti prometto niente. Comunque non lascerò scappare quello stronzo. Laggiù. È uscito dall'auto. Niente, oggi non c'è. Li hai pisciati tutti. Oggi non c'è. Ci sono mai che mi sono... Comunque, questa è una cosa nuova. Perché mi ha stupito. Pensavo fosse come gli altri giochi. No, devi aspettare che selezioni il bersaglio. Diventa verde e ti spara automaticamente in quella zona. Ah, ok. È nuova questa cosa. Ho mai visto... Niente, oggi proprio... Perché ho queste cazzate ora? Merda. Perché non lasci che se ne occupi Marcano? Marcano si limiterebbe ad ammazzarlo. Io voglio giocarci un po'. E tra l'altro Vito è il coso. È sempre quello di Borderlands, il cecchino del primo. Zero. Ah no, è Mordecai, ha ragione. Per questo pezzo di merda. Lo senti? Sì. E niente, praticamente i Mafia l'hanno doppiato quelli di Borderland. Perdere di vista quello stronzo, Lincoln. Cosa è successo?
Che è successo? Che la mia macchina sta andando improvvisamente. Perché non hai più gomme. Cos'è cambiato tra il pezzo di prima? Improvvisamente adesso c'era la macchina che andava la sua, andava tipo iperveloce e loro sono diventati degli dèi. Alla prima era una spada che gli ho sparato 3 secondi e niente, improvvisamente era diventato Dio. Io non so perché alcune volte in questi giochi la stessa missione, ogni volta che ricarichi, cambia. Non è strano, non l'ho trovata sempre strana questa cosa. O ci provo l'ultima volta, poi ti inculi e la fai te domani. Merda. Perché non lasci che se ne occupi Marcano? Marcano si limiterebbe ad ammazzarlo. Io voglio giocarci un po'. E poi non ho niente di meglio da fare finché non riesco a beccare Marcano. Capito? Ti levi dal cazzo, macchina di merda! Niente, tutte mi si devono piantare addosso. Ma perché mi esplode la gomma? Perché penso che ci sparino loro. Ma non è... Ma mi spieghi cosa cazzo è cambiato da prima ad adesso che l'intelligenza artificiale è diventata God? Com'è possibile? Come il mio, cioè la macchina mia li stava così. Oh, perché? Ma levati dal cazzo. Mi dà fastidio quando succede questo. Cosa cazzo è cambiato? Cosa ha generato il gioco per dire, eh no, visto prima l'hai fatto troppo facile, ora te lo devo... Perché? Perché mi si deve rovinare sempre tutto quando siamo in chiusura? Perché? Non lo so. Fastidio, cioè io queste cose, se mi succedono a me, basta, mi devono sempre... Ma si è ammazzato da solo? Sì, si è ucciso da solo? Guardalo. Che sto... Ha cambiato la macchina! Gli è esplosa la macchina. Sì, ma ne ha presa un'altra. Ma non era fallita? E perché non è più fallita? 10 secondi. Io, ragazzi, davvero, io ce la faccio a stare tranquillo e non sbottare il live, ma cosa mi potete dire su questo? Sì, ho fatto con la macchina praticamente lì esploso. Non lo so, Mirko, mi... Mi sono lucidato, se tu te ne fossi accorto in tempo l'avevi praticamente... Sì, che ma perché io mi... Sì, io non capisco perché questa macchina improvvisamente va a due, capito? Vabbè, fermo. Il figlio di puttana ha lasciato la macchina. Sparali. Non si deve muovere. Non andrà da nessuna parte. Via di qui. Gli uccide l'uomo di Marcano. Via, 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 via. Già, no, non ce l'ho, Mirko, porca puttana, da prima che te lo dico che non ce l'ho! Fammi incazzare! Già sto cercando di stare calmo. Dove cazzo sono?
Affronta Greg. Oddio santo. Oh. Ma che missione di merda questa. Perdonatemi. Direi buggata, mi sembrava un po' diminutivo. Oh. Sì, è un po' più... Ma quella più bella è stata quando esplosa la macchina per i cazzi suoi. A tutte le unità disponibili, individuo sospetto in un veicolo. Devi scrollarti di dosso subito quei bifolchi del cazzo. Sì, ma questa macchina non va. C'è un problema. La macchina non va. Come me le scrollo io se questa macchina non va? È già l'Andrea. Io me ne leverei di torno. C'è il problema, la mia macchina va a due. Come me li scrollo di dosso? Oh. C'è questo problema. A tutte le unità, sospettato avvistato nel bayou. Sì, vabbè. Va bene. Sto per lanciare uno di quelle bestemmie, Mirko. Mi spieghi, io ho una cosa che odio di questi giochi. Quando ti fanno scappano la polizia col triciclo. Chiesto. Allora, questo se lo fa Mirko domani, perché sono arrivato al culmine. Gira prima che mi incazzo, Mirko. Grazie. Questa se la rifà tutta lui, perché sono... Quando c'è queste missioni c'è solo una cosa prima che io dica brutte cose in live. Questa se le rifà tutte mio fratello per questa merda. La merda, mi rifiuto di giocarla. Spero che gliela rifaccia rifare da quel checkpoint, se no te la rifai tutta. Vabbè, me la rifarò tutta al massimo. Comunque, ragazzotti, era bello il gioco fino a questa missione. Poi questa missione, dire che è un mastodontico, gigantesco e purulento bug. Anzi, a tutto quello che odio. Ovvero, quando ti fanno fare le missioni di insegui la macchina col triciclo e scappa dalla polizia a piedi, con loro con le macchine che ti vengono accanto, ti sparano, ti fai... Che è una cosa che devo capirlo sempre, in tutti, non ce n'è mezzo, compreso GTA, che riusciranno mai a fare bene la polizia. Perché la polizia passa da avere l'intelligenza artificiale di un microcefalo a essere Dio. Non c'è la via di mezzo. Non c'è la via di mezzo. Te li vedi normalmente che vanno a giro, poi improvvisamente diventano God, dove le loro macchine passano da fare 30 km orari a arrivare a 300 in un secondo. Sì, che puoi avere a spawnare alla... Infatti la cosa che ci fa ridere è che loro hanno la macchina schifo deluxe, tu ti puoi fare la macchina più veloce del mondo, loro ci sono qui. Che te fai? Com'è possibile che tipo quella faccia veloce quanto questa? Cioè io mi ricordo in GTA, noi con il mega Ferrari tipo potenziato e la macchina della polizia ci stava. Te fai... Sì, sono dopate quelle della polizia, ma non vanno quanto una Ferrari. Vi voglio bene, Rossa, ma cazzo. Truccata, tra l'altro. Comunque, ragazzotti, grazie a tutti per averci seguito. Ci vediamo domattina con me, con Vampire Survivor, dove faccio cose, mi diverto, relax mattutino. Domani pomeriggio con lui, che non so cosa cazzo faccia, ma lo farà. Midnight Suns. Ritorno a giocare, quindi... Porta va avanti a giocare.
Oh, domani sera con Mafia 3, dove lui cerca di finire questo? Ragazzi, ho tagliato perché stavo per sbottare. Quindi mi calmo. E ci vediamo. Ciao!